Cucciola, ma che bella giornata è stata oggi, che abbiamo fatto il bagnetto in piscina, l'acqua, anche papà è venuto, com'era l'acqua? Caldissima! Caldissima! Siamo entrati alle 7 di sera, che secondo me è l'orario migliore. Siamo anche di sera! Sì? Alle 7 di sera, andiamo anche di sera, andiamo anche di sera, alle 7! Ma adesso dove andiamo? Io ho fame, sono le 8 e mezza! Andiamo a mangiare sushi! Chi è che questa sera mangia il sushi? Per la prima volta? È vero, anche io volevo mettere, però non li trovo. Vabbè, fa niente. Tu lo assaggi il sushi stasera? Sei coraggiosa ad assaggiare il sushi? No. Proviamo? Vabbè, proviamo. Eh? Sì, proviamo, poi bevo l'acqua subito però. Ma sì, invece tu hai deciso di mangiare sushi stasera, vero? Brava amore, e ti piacerà sicuramente tanto. Ciao ragazzi. A me non piace questo pantaloncini con la maglietta. Ce ne siamo accorti. Va bene, andiamo fuori che c'è papà che ci aspetta. La mamma ha messo questi però adesso è tutta bianca la mamma. Io sì, sembro una gelataia stasera. Sì, sei come me, però la maglietta mia azzurra è bianca. Vediamo se si vede dallo specchio. Sì. La gelataia Romina. E la gelataia Natalia. Ok, andiamo a mangiare, ok? E tu sei Vanessa la LOL. Andiamo a mangiare, bimbe, io ho fame, sono le 8:30. Anche il gattino. Anche il gattino, che bello che è. Bellissima questa borsetta, vero? È vero. Andiamo. Okay. Ok, cucciole, siamo in macchina, stiamo andando a mangiare finalmente. Allora, volevo fare un saluto speciale particolare a due bimbe che ci guardano sempre. Tu chi vuoi salutare? Chloe. Ciao Chloe. E tu, amore? Mia. Avete fame? Sì. Siamo arrivati? Chi ha fame? Nessuno? Io. Cosa mangi stasera? Indovino? Panini? Ciao Mao? Tu il sushi e quello che prendi di solito, sempre, vero? Io sempre anche quello lì, come si chiama? Il sushi. Dice lo Xiao Mao, no, i ravioli di carne. La nuova tecnologia stasera per ordinare, quindi si ordina con il tablet. Abbiamo 8 pasti a testa, direi che sono più che sufficienti. Allora Vane, siamo arrivati al sushi. Io però ti vorrei consigliare qualcosa, perché tu non lo conosci mentre io lo mangio. E quindi se ti fidi, okay. Facciamo insieme, ok? Qua ci sono diversi tipi di sushi e sono anche piccolini come quantità. Io questi qui non li ho mai presi però. Non li prendo? Non lo so, possiamo guardare insieme, dai, poi vediamo okay. Cosa facciamo vedere dopo quello che abbiamo ordinato, va bene? Va bene. Giocate a Roblox insieme? Le dici che sei postata. Siete insieme, Ani? Sei riuscita? No, adesso. Come no? Adesso è già avanti. Vale, però io voglio andare insieme a te lì. La devi raggiungere. No, un attimo. È un po' che non registriamo, Com'è amore? Cosa ti è arrivato? L'insalata non ti piace? Cosa hai preso? Un'insalatina con i surimi, i pomodorini? E cos'è che non ti piace? Il surimi? Dov'è? Il surimi. Questo stick che ho assaggiato anch'io per la prima volta ed è buonissimo, è solo leggermente piccante. Al salmone. È buono, vero? Questa è un'altra specialità che è la prima volta che assaggiamo. Cosa c'è dentro? Il tonno e l'avocado, l'avocado, i pomodorini. E poi c'è l'uva. Vai, vai, assaggia. Grazie. Dimmi com'è. C'è l'oliva. Guarda Vanessa che potrebbe anche essere uva. Qua si mangia tutto misto, frutta, pesce. Buono? Brava. Buonissimo. Buono. Ma voi lo sapete che tra 10 giorni noi partiamo a Roma. Ma quali 10 giorni? Noi partiamo fra 8 giorni. Tra 8 giorni a quest'ora stiamo proprio partendo. Sei contenta? Amore, è arrivato il sushi. Faccio finire la zuppa e poi lo assaggiamo, ok? Questo sushi che ho preso è una novità anche per me, perché non l'ho mai assaggiato. Va bene? Okay. E la mia signorina cosa mangia? Gli spaghetti di soia. Brava. Bruciano un po'? Sono caldi. Cosa? Andiamo a fare il bagno in piscina. Dopo, bagno in piscina, dopo ho mangiato. Ragazzi, sapete che era stato
compleanno della mamma. Se non avete ancora visto, guardatelo. E domani invece è il compleanno di Daniel. È vero. Se non avete visto, guardate. È vero, domani è il compleanno di Daniel. Sì. Brava, amore. E il tuo quando sarà? A novembre. A novembre. Esatto, ci vuole ancora un pochino, amore. Tieni, amore. Stai scherzando? Perché? Non mi preso. Questo è buono! È buonissimo. Allora, questo è un sushi che non ho mai assaggiato nemmeno io. Cosa c'è sopra, Vane? Allora, secondo me c'è salmone. Sì. Allora. Abbiamo salmone. Questa è soia. Può darsi. Poi abbiamo avocado, sì. Riso e un altro tipo di salmone. E ancora salmone. Dai. Vado. Sì, taglialo col coltello e forchetta perché noi non siamo capaci a mangiare con le bacchette. E mi dici com'è. E poi lo assaggio anch'io. Ok. Ok, allora. C'è anche per caso dentro della Philadelphia qualcosa di formaggio? No? Cos'è? Avocado. Com'è, Vale? Non ti piace molto? No? Non è buono? Adesso lo assaggio anch'io e vediamo se hai ragione oppure no. Cos'è che non ti piace? Tutto? Non c'è niente che ti piace? Almeno il riso, dai. A few moments later. Sì, guarda Vanessa, cosa ti devo dire? Qua non si può uscire di casa perché ci divorano. Comunque, siamo usciti dal cinese, adesso stiamo andando a prenderti il tonno per farti la pasta domani mattina per andare a cavallo, no, anche addosso a me. E com'è andata col sushi? Non mi ci fai pensare che mi viene da vomitare. Ah, quindi non ti è per niente piaciuto? Ti è un po' nauseata. Va bene, dai, andiamo a prendere il tonno e andiamo subito a casa, che domani mattina ci si sveglia alle 7:30. Sì, quindi andiamo a dormire alle 6. Sì, del mattino. Cosa stiamo guardando? Le biciclette. Ti piace questo qua? Sì, che fa. Dei me contro te. Sì, fa anche rumore. Fa rumore. E il campanello si mette dopo. Ma tu devi imparare ad andare senza ruote, Lo sai? Senza ruote. Eh sì. Hai ragione, quelle che hai adesso sono proprio per bimbi piccolini, solo che adesso tra pochissimi giorni partiamo e non è che ha molto senso portare la bici. Cosa avete comprato? Queste. E che cos'è? Un grano scrappa di pizza, io la faccio in vacanza. La vuoi portare in vacanza? Invece tu? Cosa hai, Vane? Sono un pochino nauseata. Sei un po' nauseata? Non stai tanto bene? Devi dormire perché domani devi andare lì, Non possiamo saltare la lezione di cavallo. E come mai, amore? Non sarà mica stato il sushi? Sì, può darsi, sento il gusto del sushi. Ah, mannaggia, mi spiace. Vabbè, volevo fartelo assaggiare, dai. Non lo mangi più allora, se non ti piace. Ragazzi, la faccio è più grande, quanto più piccolo. Che carino, amore. Ti piace tanto, sei contenta? Sì, guardate com'è? Sì. Bisogna sì. Ah, che rotta! Non è vero. E guardate con la tua. Sapete che li ho anch'io? Ne ho tantissimi e non li ho mai usati. Va bene, andiamo su. No, mamma mia, cosa c'è? Arrivato su. Oddio, Vane. Vieni, Ani, vieni, vieni, che Vanessa non sta bene. Oh, Vane. Oi. Non sta bene, sta vomitando. Ma cos'è stato? Ah, prendigliela, sì, amore, prendigliela. Vane. Ma come stai? Non bene. Mannaggia, mi dispiace. Non pensavo che ti facesse questo effetto. Giuro che non te lo farò mai più assaggiare. Secondo me, ragazzi, quando siamo andati in vacanza il giorno, quando avevo vomitato, stavo male. Però l'altro giorno stavo bene. Sì, ma e no. Poi dopo un po' sono passata. Sì, ti sei ripresa il giorno dopo. Domani devi star bene per forza, quindi adesso ti vai a lavare i denti col nuovo spazzolino che abbiamo comprato. Hai sonno, amore. E se poi ti viene ancora, insomma, la nausea, dimmelo che ti metto una supposta per non vomitare, ok? Va bene. Ok, ragazzi, allora il video lo finiamo qua. Con Vanessina purtroppo che non è stata tanto bene perché ha assaggiato il sushi e l'ha nauseata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E lasciate un like a questo video.
Te basta star male, che già al mare mi hai fatto un bello scherzetto quel giorno. Ciao. Quel giorno. Quando sei stata male, che non siamo andati al mare, che hai vomitato, ti ricordi? Ciao. Ciao.